Un caloroso saluto a tutti i soci e agli amici di Memorie di Parma e di Archistorica. Come promesso, in occasione del nostro ultimo video comunicato, inauguriamo la nuova stagione di videoconferenze online che vanno a sostituire le camminate, i percorsi purtroppo sospesi per la nuova emergenza da Covid-19. Il primo appuntamento riguarda una pagina piuttosto importante della storia recente di Parma, ossia un capitolo del suo passato risorgimentale, particolarmente legato a quello che fu il ruolo della corte ducale borbonica appena restaurata. Come dice il titolo, Parma 1848, salvate la duchessa. Il tema che andiamo a approfondire andrà quindi a sottolineare quello che è stato diciamo, l'importante, delicato ruolo politico, in particolar modo della duchessa all'epoca regnante, ossia Maria Teresa di Savoia, moglie di Carlo II di Borbone. Non è un caso che andiamo ad indagare in particolar modo la moglie del duca, poiché la sua, diciamo, discendenza da casa Savoia la pone in quel contesto in una dimensione molto particolare. La duchessa è al tempo stesso sovrana dello Stato di Parma e Piacenza, ma anche cugina di quel re Carlo Alberto che in quello stesso periodo, nel 1848, stava guidando la prima guerra d'indipendenza contro l'Austria e contro tutto quel mosaico di staterelli, di piccoli potentati che si fondavano sulla tutela militare austriaca. Diciamo, abrogati i quali l'Italia poteva finalmente vedersi come un'unica nazione. Di conseguenza, Maria Teresa di Savoia nel 1848 vestì i panni al tempo stesso di nemica dei Savoia eppure di membro effettivo di quella stessa famiglia, quindi una situazione sicuramente non semplice, che la portò ad essere al centro di un delicato piano diplomatico, logistico, militare, organizzato proprio dal suo illustre cugino, quindi quel re Carlo Alberto di Sardegna, che cercò di al tempo stesso occupare militarmente il Ducato di Parma e Piacenza, garantirsene quindi il controllo militare, consentendo però alla sua stretta parente di poterne essere evacuata in tutta sicurezza, quindi non come una nemica sconfitta, non come una prigioniera, ma come un ospite d'onore, quindi come un membro della propria stessa famiglia di cui si voleva a tutti i costi garantire l'incolumità. Insomma, una situazione complessa, già nella stessa definizione, già nella stessa presentazione, che ci fa comprendere come il nostro risorgimento, sia a livello nazionale che nel caso specifico locale, sia una pagina che assolutamente poco ha a che spartire con la retorica celebrativa che troppo spesso l'ha avvelenata nel corso dei decenni fino ai giorni nostri. Al contrario, il Risorgimento è una pagina importante e soprattutto una pagina viva, nella quale, oltre alle barricate, ai gesti di eroismo, ai campi di battaglia, noi troviamo tantissimi elementi legati alle trame politiche, ai contatti diplomatici, agli interessi nascosti, ai misteri di corte, quindi veramente un mosaico di interessi che potrebbero stare, potremmo dire quasi ironicamente, alla base di moltissimi thriller politici. Quindi un'epoca, una riserva culturale, il Risorgimento, che non smette mai di destare il nostro interesse, come molti di voi ricorderanno, dal momento che diversi percorsi, sia a Parma che a Piacenza, nelle scorse edizioni sono stati dedicati proprio al periodo risorgimentale delle nostre due città. In questo caso il Risorgimento ovviamente farà da sfondo, ma ciò che noi andremo a vedere nello specifico sono appunto le sorti di questa sovrana e il suo delicato, scomodissimo ruolo tra due famiglie, quella da cui proveniva i Savoia e i Borbone, nella quale era entrata, che nel 1848 si ritrovarono naturalmente su due contrapposti fronti politici e militari. La storia che quindi andiamo ad introdurre con questo tema, che andiamo ad approfondire con il tema di oggi, non può che iniziare da un albero genealogico, il quale ci consente di schematizzare e semplificare questi concetti già presentati in apertura che altrimenti ci sembrerebbero, diciamo, troppo evanescenti, troppo astratti e quindi di difficile comprensione. Partiamo da un presupposto. Nel 1847, con la morte di Maria Luigia d'Austria, il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, così come all'epoca si chiamava, viene nuovamente restituito alla dinastia borbonica, che ne era stata spodestata nel 1802, quindi
quasi mezzo secolo prima, ad opera di Napoleone, che aveva militarmente occupato il Ducato, trasformandolo in un dipartimento dell'impero francese. Il congresso di Vienna nel 1814, quindi successivamente alla caduta del Bonaparte, aveva garantito, potremmo dire, il parcheggio vita natural durante, quindi la concessione vitalizia del Ducato di Parma e Piacenza a Maria Luigia, altra persona che aveva vissuto una scomoda posizione in quanto figlia del vincitore di Napoleone, quindi di Francesco d'Austria, di Francesco d'Asburgo, l'imperatore d'Austria, ma al tempo stesso era anche moglie di Napoleone, quindi moglie dello sconfitto. In tale contesto Maria Luigia non poteva certamente rimanere imperatrice di Francia, ma non poteva nemmeno essere trattata come lo stesso Bonaparte, e di conseguenza le fu assegnato, appunto in una sorta di concessione vitalizia, il ducato di Parma e Piacenza, dal quale i Borbone erano stati precedentemente estromessi. Naturalmente la dinastia borbonica protestò per quello che era, dal suo punto di vista, un esproprio del tutto ingiustificato. Anche i Borbone si vedevano naturalmente vittime di Napoleone e pertanto pretendevano a loro volta il reinsediamento su quello che era stato il loro trono legittimo. Pertanto il congresso di Vienna aveva determinato la clausola secondo la quale, morta Maria Luigia, il ducato non sarebbe stato trasmesso alla sua legittima discendenza, in particolar modo a Napoleone II, il figlio che Maria Luigia aveva avuto dal grande condottiero, bensì il ducato sarebbe tornato a quella stessa dinastia borbonica, quindi a sua volta parcheggiata in Lucchesia. Questo avviene, i termini del trattato vengono quindi onorati nel 1847, appunto con la morte di Maria Luigia. Carlo II di Borbone diventa quindi nuovo duca di Parma, Piacenza e Guastalla. E il suo sarà un regno naturalmente molto breve, come potete vedere dalle date, poiché diventa duca nel 1847, ma solo pochi mesi dopo, nel 1848, dovrà trovarsi alle prese con i fermenti, con le barricate, con i moti che segneranno appunto il 48, non solo in Italia ma anche nel resto dell'Europa, e che lo costringeranno ad abbandonare fisicamente il ducato e a rientrarvi nel 1849, abdicando però poco dopo in favore del figlio. Carlo II di Borbone aveva sposato Maria Teresa di Savoia, la figlia del re Vittorio Emanuele I, il quale non aveva però avuto discendenza maschile e di conseguenza aveva dovuto trasmettere la successione dinastica al regno di Sardegna, quindi al regno Sabaudo, al ramo di Carignano, cioè il ramo cadetto, per così dire, al quale naturalmente apparteneva Carlo Alberto. Maria Teresa di Savoia e Carlo Alberto erano quindi cugini, seppure un pochino alla lontana, membri di questa stessa casa dinastica molto importante che nella seconda parte dell'Ottocento avrebbe poi avuto un ruolo determinante nel processo unitario nazionale. Dal matrimonio tra Carlo II di Borbone e Maria Teresa di Savoia era nato Carlo III, o meglio il futuro Carlo III naturalmente, che sarebbe poi divenuto nuovo duca di Parma e Piacenza dal 1849 fino al suo assassinio nel 1854. Ricorderete che abbiamo svolto una camminata a Parma con l'Associazione Memorie di Parma, ripercorrendo appunto i luoghi del delitto, quindi all'antica via di San Michele per intenderci, e davanti alla chiesa di San Michele del Canale, attuale chiesa di Santa Lucia, dove si era compiuto l'agguato mortale ad opera di Antonio Carra, che era naturalmente era stato decisivo per l'assassinio del duca. Avevamo, se ricordate, anche cercato di rievocare quali figure fossero coinvolte in quel complotto, mettendo in luce anche sorprendenti connessioni tra la corte borbonica e appunto gli ambienti liberali sabaudi, che di lì a poco avrebbero compiuto il processo di unificazione, quindi l'annessione del ducato al nuovo regno. Carlo III di Borbone fu a sua volta marito di Luisa Maria di Berry, nipote di quel Carlo X di Borbone, quindi
membri della medesima famiglia, sia pure appartenenti a rami diversi, che era stato l'ultimo re di Francia prima dell'insurrezione che nel 1830 avrebbe portato sul trono francese Luigi Filippo d'Orléans. In realtà Carlo III non fu l'ultimo duca, poiché dal matrimonio con Luisa Maria di Berry ebbe un figlio, Roberto, che seppure per pochi anni e ancora molto piccolo, molto giovane, fu di fatto il successore del padre, e quindi il ducato fu annesso soltanto nel 1859, quindi 5 anni dopo l'assassinio di Carlo III. In quel breve lasso di tempo Roberto di Borbone fu a tutti gli effetti nuovo e ultimo duca di Parma e Piacenza, ma essendo ancora bambino, di fatto la reggenza, quindi il vero potere politico, fu nelle mani della madre, appunto Luisa Maria di Berry. L'avvento al trono di Carlo II fu ovviamente subito turbato, entro brevissimo tempo, dallo scoppio delle insurrezioni del 48. Di sicuro la presentazione con la quale Carlo II si propose ai suoi sudditi non fu felice. Aggiungiamo pure che i parmigiani, i piacentini, quindi i cittadini del ducato, conservavano una rispettosa e stimata memoria del ducato del governo di Maria Luigia, recentemente scomparsa, e di conseguenza il nuovo sovrano non poteva evitare un confronto, ovviamente sfavorevole, impietoso, nei confronti della sovrana, a cui ormai la popolazione, nel bene e nel male, si era, se non affezionata, certamente abituata. L'abbiamo detto più volte nelle nostre camminate, nei nostri incontri, il governo di Maria Luigia era stato tutto sommato molto tollerante, molto benevolo, soprattutto se confrontato con le realtà italiane del medesimo periodo, e di conseguenza la sua morte aveva lasciato i cittadini di Parma e Piacenza in un sincero rimpianto, perlomeno in un sincero dispiacere, soprattutto in considerazione delle incertezze che accompagnavano il futuro, quindi come si sarebbe comportato il nuovo sovrano. E Carlo III non investì certamente bene la propria presentazione, il proprio insediamento, poiché patrocinò 2 azioni che furono ben poco produttive per la sua popolarità. In primo luogo favorì una sorta di permuta tra i territori di Guastalla, in pianura, quindi fertili, produttivi, con il territorio invece di Pontremoli, che ovviamente trovandosi nell'Alto Appennino era ben meno ricco dal punto di vista agricolo e quindi meno interessante sotto il profilo economico. Quindi Guastalla fu ceduta al Ducato di Modena, mentre invece il territorio di Pontremoli fu acquisito dal Ducato di Parma e Piacenza. E naturalmente la voce popolare sommessamente affermava che Carlo II, appena insediato sul trono, avesse venduto fieno per legnaia, ecco, quindi avesse ceduto territori economicamente ricchi sotto il profilo agricolo, rimettendoci, poiché aveva acquisito soltanto sassi e boschi nel brullo appennino tosco-emiliano. L'altro gesto che sicuramente non lo fece accogliere favorevolmente dai suoi sudditi fu la siglatura il 4 febbraio del 1848 di una alleanza militare difensiva e offensiva con l'Austria. Certamente un gesto non soltanto impopolare ma anche ben poco tempestivo, dato che le prime insurrezioni italiane contro l'Austria sarebbero poi scoppiate, vedete, di lì a pochissimi giorni, nell'arco di un mese al massimo. Le città lombarde, Milano, Como, Venezia, sarebbero poi insorte contro il dominio austriaco, manifestando quello che era in modo evidente un malcontento però strisciante da lungo tempo nei confronti del dominio di Vienna. E certamente un sovrano appena insediato, che oltretutto doveva confrontarsi col ricordo di una sovrana benevola, apprezzata proprio per la sua moderazione, stringere subito un atto di alleanza con la potenza oppressiva dell'Austria, certamente non fu un gesto che contribuì a rendere Carlo II popolare e amato dai suoi sudditi. Soprattutto fu un gesto che ne dimostrò
l'incapacità gestionale politica. Ecco, era un uomo che in sostanza non sapeva, come dire, fiutare il vento e soprattutto rendersi conto dei cambiamenti che erano in atto in quel periodo. Le cose quindi precipitarono. Tra il 17 e il 22 marzo ci furono le famose 5 giornate in cui Milano, ma dicevamo anche Como e Venezia dall'altra parte del Regno Lombardo-Veneto, insorsero contro il dominio austriaco. E come tutti sappiamo fin dai libri di scuola, il 23 marzo del 1848 Carlo Alberto di Savoia mosse guerra contro l'Austria dopo aver concesso lo Statuto Albertino, quindi la Costituzione al suo regno, e si fece promotore, potremmo dire, di una prima coalizione italiana contro l'egemonia austriaca. È da dire infatti che le 5 giornate di Milano, così come l'insurrezione veneziana, furono in realtà due episodi famosi ma non isolati, quindi in tutta la penisola, ad esempio in Sicilia poche settimane prima, ma anche nel Napoletano, nello Stato Pontificio, erano scoppiati numerosi, frequenti disordini che avevano portato i vari sovrani locali ad atteggiamenti, diciamo, più concilianti, più liberali. Ad esempio, nel Regno delle Due Sicilie era stata nuovamente ripristinata la Costituzione siciliana, una Costituzione liberale era stata promossa anche dal Granduca di Toscana, lo Stato Pontificio sembrava intenzionato ad andare in questa direzione. In realtà si trattava di gesti non certo genuini sotto il profilo politico, ma semplicemente di specchietti per le allodole che dovevano mantenere, come dire, calma e governabile la popolazione in fermento. E non c'era nulla di più semplice, di più immediato, di più istintivo che stornare il malcontento della popolazione, il patriottismo popolare dei sudditi nei confronti di un nemico esterno, e questo nemico non poteva naturalmente che essere l'Austria. Pertanto il Granducato di Toscana, il Papato e il Regno delle Due Sicilie accettarono di unirsi, ovviamente in modo strumentale, opportunistico, alla guerra sabauda contro l'impero d'Austria, fornendo a loro volta contingenti militari, truppe, che in sé per sé erano genuinamente convinte di andare a combattere. Molto spesso si trattava infatti di volontari che aderirono entusiasticamente alla campagna anti-austriaca, ma in realtà i governi che avevano inviato queste truppe rimanevano piuttosto tiepidi sul piano ideologico, e infatti non appena, diciamo, le cose iniziarono a peggiorare, non appena gli austriaci consolidarono le loro posizioni, ben presto sia il Ducato Toscano che lo Stato della Chiesa che il Regno delle Due Sicilie ritirarono i loro contingenti militari, rinnovando amicizia e collaborazione con l'Austria e lasciando naturalmente il solo Carlo Alberto a combattere contro il nemico. Ma tutto ciò doveva naturalmente ancora capitare. Inizialmente la campagna militare italiana sembra sorridere all'esito della guerra a favore dei Savoia, quindi il Regno di Sardegna con le sue truppe avanza in Lombardia, gli austriaci sguarniscono le piazze forti emiliane ritirandosi nel famoso quadrilatero, di conseguenza sembra che la guerra stia andando a buon fine, e ciò incoraggia naturalmente anche i patrioti a livello locale, quindi a Parma, Piacenza, nel Ducato scoppiano insurrezioni, manifestazioni di ostilità verso l'Austria, le sue truppe, naturalmente le truppe austriache, evacuano le nostre città, e in questo contesto, dove la vittoria piemontese sembra ormai data per certa, Carlo II si ritrova in una posizione assai scomoda. Non dimentichiamo che solo poche settimane prima di questi eventi Carlo II ha firmato un trattato di alleanza con l'Austria, il che certamente lo pone nel campo militare diametralmente opposto a quello di Carlo Alberto. Quindi formalmente e a tutti gli effetti, diciamo, politici, diplomatici, Carlo II di Borbone è nemico del Regno di Sardegna e di conseguenza nemico anche della causa nazionale italiana. Questo lo pone in una condizione molto sfavorevole sul piano militare, perché in un contesto in cui il Regno di Sardegna, con l'alleanza della Toscana, dello Stato Pontificio, del Regno delle Due Sicilie, si trova ad avere, diciamo, una forza egemone, capite che
il piccolo ducato di Parma e Piacenza è di fatto circondato, per così dire, da territori militarmente nemici. E anche il territorio modenese, il ducato di Modena, ben presto sterzerà a favore di un'alleanza patriottica con lo schieramento italiano. Che cosa può fare in tale contesto Carlo II? Beh, può rinnegare la sua alleanza con l'Austria, sosterrà quindi che gli è stata, come dire, estorta con la forza, che quindi si tratta di un gesto non genuino, al quale lui non avrebbe mai dato il proprio consenso, ma nel quale si è trovato ricattato ovviamente dalla potenza, dall'egemonia della corte di Vienna. E di conseguenza ecco che il suo governo, il governo ducale di Carlo II, inizia a concedere qualche blanda apertura liberale ai sudditi di Parma e Piacenza, qualche promessa di Costituzione. Il duca stesso si fa vedere alle finestre, ai balconi del Palazzo Ducale di Parma con in mano il vessillo tricolore a sottolineare la sua adesione alla causa nazionale di Carlo Alberto e addirittura con un gesto altamente propagandistico manderà il proprio figlio d'erede, il futuro Carlo III, a capo dei volontari piacentini e parmensi, soprattutto parmensi, poiché Piacenza in quel periodo aveva fatto una scelta diciamo separatista di diretta annessione al Piemonte. Quindi manderà un contingente di volontari parmensi a combattere nel Regno Lombardo-Veneto, ovviamente a fianco dei Sabaudi, e porrà a capo di questo contingente parmense lo stesso figlio ed erede al trono ducale, cioè Carlo III, sottolineando quindi la sua rinnovata stima, amicizia verso Carlo Alberto e quindi il completo abbandono dello schieramento austriaco. E in tale contesto il suo matrimonio con una Savoia, appunto con Maria Teresa, diventa una carta importante da giocare, poiché naturalmente il futuro erede al trono, Carlo III appunto, è certamente un Borbone, ma al tempo stesso nelle sue vene scorre sangue sabaudo. Certo, con il senno di poi riteniamo che questo gioco un po' di difficile equilibrismo sia destinato a fallire, perché noi siamo consapevoli di un'Italia che si è unificata e che ha di conseguenza annullato i confini, le preesistenze di questi antichi stati prenazionali, diciamo. Ma in quel momento l'attuale situazione italiana era ancora molto lontana e serpeggiava tra numerosi intellettuali l'idea che l'Italia avrebbe potuto unificarsi in senso federativo, ossia con un ruolo guida indubbiamente riconosciuto al Regno Sabaudo, il quale avrebbe però mantenuto anche i piccoli stati preesistenti, esercitando su di essi una funzione, potremmo dire, di controllo, una sorta di Commonwealth, per così dire, italiano, nel quale il Piemonte avrebbe fatto da garante anche per gli altri stati, pur mantenendo però le dinastie regnanti sul loro trono. Se può sembrare una costruzione politica artificiosa e chiaramente destinata a naufragare, bisogna però considerare che non molto lontano da noi, cioè nella Germania del secondo 800, la Prussia avrebbe poi effettivamente unificato il paese, trasformandolo addirittura in un impero, l'impero tedesco, sarebbe poi entrato addirittura da grande potenza nella prima guerra mondiale. Ebbene, questo impero tedesco era effettivamente governato da una Prussia, da un regno di Prussia che aveva un ruolo guida, egemonico. Ma accanto a questo regno di Prussia sopravvivevano anche stati minori che pure appartenevano all'antica tradizione politica tedesca, il regno di Baviera, i vari ducati di Wittelsbach, eccetera. Quindi in realtà la Germania fino al 1914, quindi fino alla prima guerra mondiale, assomigliava moltissimo all'idea di Italia federativa prospettata nel 48. Quindi Carlo II di Borbone sperava, passando sul carro del vincitore sabaudo, di potersi garantire una sopravvivenza politica, quindi di mantenere il proprio trono, il proprio ducato, la propria dinastia, anche in un'Italia federativa unificata sotto l'egemonia piemontese. Naturalmente tutto questo progetto viene vanificato nel momento in cui i successi piemontesi si fanno sempre più travolgenti, sempre più ravvicinati. Sembra che ormai l'unità d'Italia sia a portata in breve tempo, in poche settimane, e inizia quindi a serpeggiare l'idea che, insomma,
tenersi sul trono i vecchi sovrani locali ormai non sia più così necessario. Ragion per cui la fazione soprattutto più intransigente, più popolare tra i patrioti inizia a chiedere a gran voce l'abdicazione, l'allontanamento della dinastia borbonica, in questo appoggiata anche dai vertici del regno sabaudo. Osservando la cartina vi rendete conto di come Parma e Piacenza giochino un ruolo di cerniera tra il regno del Piemonte, il regno di Sardegna e il resto dell'Italia che aveva aderito a questa convenzione militare anti-austriaca, ma naturalmente il nostro ducato unito a quello di Modena spezzava l'unità, diciamo, fisica, geografica dello schieramento italiano, compromettendo quindi le manovre delle truppe verso le campagne del Lombardo-Veneto. Quindi un controllo diretto del nostro territorio era indispensabile. Carlo Alberto di Savoia non voleva certamente affidare il controllo di una zona cruciale, di una zona così strategica sotto il profilo logistico e militare, a un duca del tutto inaffidabile, un duca che solo poche settimane prima firmava un trattato con l'Austria, poi lo rinnegava, passava il Piemonte, insomma non era certamente uno scenario positivo. Quindi i Sabaudi decidono di occupare direttamente il territorio, in questo danno istruzioni ai patrioti locali, Carlo II comprende che il suo destino politico è segnato e quindi il 18 aprile del 1848, dopo aver inutilmente tentennato e cercato di cambiare fronte con queste manifestazioni propagandistiche, comprende che tutto è perduto e abbandona fisicamente il ducato, quindi lascia Parma e lo fa con una tale frenesia e una scarsa organizzazione da lasciare a Parma la moglie, la nuora e addirittura il figlio, nel frattempo trasferito in Lombardo-Veneto insieme alle formazioni patriotiche. La situazione, diciamo, che a Parma sta scuotendo gli animi, le coscienze, sta creando quindi tutta una serie di incertezze politiche alla corte, si riverbera anche sul patriziato, sull'aristocrazia del ducato. Un personaggio in particolar modo gioca un ruolo interessante nella vicenda che stiamo analizzando, un ruolo cruciale, ma soprattutto gioca un ruolo, potremmo dire, di cartina, il tornasole di quello che sono i sentimenti, le passioni, le militanze politiche del patriziato di fronte a questo cambio epocale. La nobiltà piacentina e parmense in realtà potremmo dire che si divide su due schieramenti che sono da un lato ovviamente la fedeltà alla dinastia regnante, quindi ai Borbone, dall'altro un'apertura progressista e politicamente ragionata al nuovo ruolo guida dei Savoia che ai più avveduti, ai più informati, le persone diciamo più concrete, meglio diciamo inserite nel tessuto politico, sembra ormai cosa inevitabile. Aggiungiamoci che nella nobiltà, soprattutto piacentina, quindi geograficamente anche più vicina al confine sabaudo, era invalsa da generazioni l'abitudine di fare carriera militare nell'esercito dei Savoia e non in quello ducale, che naturalmente molto piccolo, raramente veniva impegnato nelle grandi campagne militari italiane e europee e quindi offriva poche prospettive di carriera, diversamente invece dalle truppe del Regno di Sardegna. Tra i gentiluomini di origine piacentina che militarono e fecero carriera nell'esercito sabaudo prima del 1848 ci fu anche il marchese Carlo Luigi Paveri Fontana. Appartenente a una nobile famiglia di origine piacentina, documentata a Piacenza fin dal XII secolo, insignorita a partire dall'anno 1000 dei territori che gravitano intorno a Fontana Pradosa, nella zona di Castel San Giovanni, quindi nell'estremo occidentale della provincia di Piacenza, quindi del ducato all'epoca, ma una famiglia che si era ramificata da generazioni anche in territorio parmense. Ad esempio a Collecchio i Paveri Fontana possedevano una grande tenuta, una grande villa ancora oggi esistente.
Carlo Luigi Paveri Fontana discendeva da questo illustre casato e aveva scelto, come altri prima di lui, come altri membri del suo stesso ceto sociale, di fare carriera militare nell'esercito del Regno di Sardegna. E lì aveva conosciuto un personaggio che sarebbe poi divenuto fondamentale per il nostro racconto, cioè Luigi Federico Menabrea, divenuto poi in seguito generale, uomo di fiducia della corte sabauda. Il Menabrea divenne non soltanto amico personale del Paveri Fontana, ma fu, potremmo dire, l'artefice di quel piano di salvataggio che consentì poi nel 48 a Maria Teresa di Savoia di abbandonare il ducato in tutta sicurezza, affidata proprio alla scorta del Paveri Fontana. Peraltro, Carlo Luigi Paveri Fontana fu ben inserito nella corte parmense, dove fece ritorno dopo aver compiuto la sua carriera militare in Piemonte. Fu gentiluomo della corte ai tempi di Maria Luigia, nelle ultime fasi del regno di Maria Luigia, e si imparentò direttamente con la discendenza della sovrana, sposando Maria Carolina della Rosa Prati e avendone il figlio, Lionello Paveri Fontana, dell'esercito italiano, che a sua volta sposò Guglielmina Sanvitale. Come potete vedere da questo semplificato albero genealogico, Guglielmina Sanvitale era a sua volta figlia di Alberto Sanvitale e di conseguenza nipote di quel Luigi Sanvitale che aveva sposato Albertina di Montenuovo, ossia la figlia della stessa sovrana, quindi la figlia che Maria Luigia aveva avuto dal suo matrimonio morganatico con Adam Albert von Neiberg, non soltanto un ministro del ducato, suo fedele cortigiano, ma appunto anche consorte legittimo della sovrana dopo che questa naturalmente rimase vedova di Napoleone. In virtù delle sue origini e soprattutto del suo inserimento nella corte parmense, Carlo Luigi Paveri Fontana era l'uomo giusto per mettere in atto un delicato piano di salvataggio. Salvataggio in che senso? Beh, abbiamo compreso come Carlo II avesse ormai lasciato Parma nell'aprile del 48, comprendendo che qualsiasi speranza di conservare il trono di fronte all'avanzata piemontese era ormai destinato ad essere disilluso. La sua partenza dalla capitale ducale aveva però lasciato in città la moglie, Maria Teresa di Savoia, e aveva peraltro abbandonato a incerto destino anche l'erede al trono, quel Carlo III, che era partito per il regno lombardo-veneto a capo dei volontari parmensi, ma che poi era stato catturato dagli stessi patrioti lombardi con l'accusa di tradimento e diserzione a favore degli austriaci. È una pagina di storia poco chiara, non si sa se le accuse che gli furono addebitate erano in realtà solide, fondate su fatti reali, o se furono semplicemente dettati da diffidenza e da opportunità politica. Certo, egli, una volta giunto nelle file, diciamo, lombardo-venete, quindi una volta giunto col contingente sabaudo per combattere contro gli austriaci, si trovò molto vicino alla zona di operazioni e un suo passaggio nelle linee nemiche come esponente di Casa Borbone, quindi come rappresentante di un sovrano spodestato dei piemontesi, era cosa tutt'altro che improbabile. Quindi una sorta di riedizione tardiva della fuga a Varenna di Luigi XVI, quindi il tentativo di passare al nemico e chiederne l'intervento per ristabilire il potere borbonico su Parma e su Piacenza. Non sappiamo, come dicevo, se lui avesse davvero nutrito tali intenti, non sappiamo se avesse agito in questo senso, ma certamente questa fu l'impressione che ne ebbero i patrioti lombardi, che quindi provvidero a catturarlo e a tenerlo poi come ostaggio in vista di eventuali trattative con gli austriaci o addirittura con la stessa corte borbonica di Parma. Nel momento in cui il padre, Carlo II, quindi lascia Parma e si pone quindi in salvo, le sorti del figlio sono incerte, si sa che è prigioniero, ma non si sa che destino lo attenda. È quindi necessario porre rimedio alla situazione e ad interessarsi della cosa è lo stesso Carlo Alberto, il quale sì sta combattendo contro gli austriaci ed è ovviamente fermamente intenzionato ad assicurarsi il controllo
di Parma e del suo territorio, ma è anche consapevole che a Parma vi si trova la cugina, Maria Teresa, e che il nipote, Carlo III, pur sempre mezzo Savoia per parte di madre, si trova prigioniero dei volontari, dei patrioti lombardi. Occorre quindi liberare entrambi e garantire loro una fuga, decorosa naturalmente, che li mantenga incolumi qualsiasi sia l'esito della guerra. Carlo Alberto prende quindi contatto con il governo provvisorio che si è costituito a Parma, ovviamente un governo filosabaudo, dopo la partenza di Carlo II, e cerca l'uomo giusto che si occupi della questione. In carica della trattativa proprio Luigi Federico Menabrea, che nel frattempo è giunto a Parma, potremmo dire come plenipotenziario in un certo senso, come delegato militare del governo sabaudo, qualora la città sia poi effettivamente annessa in caso di vittoria bellica. E naturalmente a Parma il Menabrea trova il suo vecchio amico, quindi quel Carlo Luigi Paveri Fontana, col quale aveva condiviso i primi passi della carriera militare nei decenni precedenti, uomo dell'aristocrazia, uomo apprezzato dalla nobiltà parmense, uomo ben inserito nella corte, quindi in grado di esprimere fiducia, consenso, di stimolare la duchessa e il suo seguito a una affidabilità totale nelle sue mani e nelle sue decisioni. È in quel modo che prende corpo l'idea di evacuare i sovrani e di raggiungere al tempo stesso il territorio lombardo per provvedere alla liberazione di Carlo III. L'idea prende corpo a fine aprile e a partire dal 29 del mese si può iniziare quello che è a tutti gli effetti il primo stadio dell'operazione, cioè trasferire la duchessa Maria Teresa e sua nuora, cioè Luisa Maria di Berry, in territorio modenese, confinante quindi con quello di Parma, dove la situazione era ancora relativamente tranquilla, sicura, e quindi dove le due sovrane non soltanto sarebbero state diciamo incolumi, ma non avrebbero costituito nemmeno una presenza imbarazzante qualora Parma fosse stata annessa allo Stato sabaudo. In sostanza questo evitava a Carlo Alberto di occupare Parma e di ritrovarvi la cugina di fatto prigioniera delle sue stesse truppe, della sua stessa famiglia e del suo stesso esercito. Il 3 di maggio Carlo Luigi Paveri Fontana, dopo aver portato in salvo le due duchesse, o meglio la duchessa madre e la futura sovrana in territorio modenese, ritorna a Parma e si organizza per raggiungere le pianure lombardo-venete, in particolar modo la località di Somma Campagna, dove Carlo Alberto aveva posto il suo quartier generale sulla linea del fronte, per ricevere istruzioni su come procedere per la liberazione del futuro erede al trono. Ecco, in questa cartina noi leggiamo, in questa, nelle schermate successive, la sequenza di azioni che portarono alla liberazione della duchessa. Vedete peraltro a lato il ritratto ufficiale di Luigi Federico Menabrea, ormai anziano, nelle vesti di generale, presente a Parma nel 1848 come delegato militare del governo sabaudo, e sotto di lui, nell'ovale, invece, un ritratto di Carlo Luigi Paveri Fontana, quindi gentiluomo della corte parmense, che agì e che prese in custodia le duchesse e il futuro erede al trono, scortandoli fino alle mete concordate destinate con i vertici del governo piemontese. Come vedete da questa schermata, il primo passo fu appunto la trasferta di Maria Teresa di Savoia e di Luisa Maria di Berry dalla corte di Parma alla città di Modena, dove poi la Berry proseguì da sola per Firenze, ponendosi quindi ancora più lontano dalla zona delle operazioni. Come dicevamo, Carlo Luigi Paveri Fontana, dopo aver scortato a Modena le due duchesse, ritornò a Parma e prese istruzioni per raggiungere il quartier generale del re e averne quindi il consenso alla liberazione del nipote Carlo III di Borbone. Le frecce azzurre che voi vedete individuano proprio il trasferimento in zona di operazioni. In quel momento Carlo Alberto si trovava a Somma Campagna, quindi
tra Lombardia e Veneto, nella prossimità del lago di Garda, dove aveva posto il suo quartier generale in vicinanza della zona di operazioni contro gli austriaci. Il Paveri Fontana raggiunge il quartier generale del re, chiede naturalmente istruzioni e ottiene quello che è a tutti gli effetti un lasciapassare, un decreto di liberazione che dovrà far valere presso i patrioti lombardi per ottenere quindi il rilascio di Carlo II, come dicevamo, nel frattempo catturato con l'accusa di diserzione, tentata diserzione a favore dello schieramento austriaco. Il Paveri Fontana, quindi ottenuti i documenti regi, si recherà a Milano, parlamenterà con i patrioti lombardi e, ovviamente, forte delle carte che Carlo Alberto gli ha rilasciato, potrà ottenere diciamo, il rilascio del prezioso ostaggio e assicurarne quindi la salvezza. Da Milano, ecco che Carlo Alberto consentirà quindi il rilascio del nipote, i patrioti lombardi non potranno opporsi e quindi da Milano il Paveri Fontana con il futuro duca di Parma e Piacenza si precipiterà fino a Genova, dove il futuro sovrano verrà imbarcato su una nave britannica e quindi portato a sua volta in salvo. È finita quindi l'avventura del nostro marchese Paveri Fontana? No, assolutamente, poiché egli dovrà tornare nuovamente a Parma e assicurarsi delle condizioni di Maria Teresa di Savoia. Essa, infatti, come ricorderete, fu collocata momentaneamente a Modena, dove la situazione era tranquilla, ma come potete vedere, i tempi per tutti questi spostamenti, naturalmente all'epoca ci si muoveva in carrozza, non c'erano certamente sistemi più rapidi. Nel frattempo, quindi, mentre furono compiute tutte queste operazioni, a Modena la situazione andò peggiorando, anche lì i tumulti, le sollevazioni si fecero più frequenti, più ravvicinate e quindi lo Stato Maggiore piemontese suggerì che Maria Teresa di Savoia, la cugina di Carlo Alberto, fosse portata direttamente in Piemonte e non lasciata invece a Modena, dove la sua sicurezza non poteva più essere garantita. E ancora una volta a occuparsi della questione fu incaricato sempre il marchese Paveri Fontana. Tornato quindi a Parma, il Paveri Fontana ebbe disposizioni dal Menabrea. Raggiunse quindi Modena, a Modena nuovamente prese in custodia Maria Teresa di Savoia e la scortò in un percorso a ritroso attraversando tutto il ducato fino a Piacenza e da Piacenza uscì poi entrando in quello che oggi è l'Oltrepò Pavese, ma all'epoca era già territorio del Regno di Sardegna. Peraltro c'è una sorta di ricordo. Stavo per dire leggenda, ma in realtà è un fatto storico comprovato con tanto di documenti che sono ancora oggi in possesso della famiglia Paveri Fontana, che racconta il dettaglio, l'escamotage col quale Paveri Fontana attraversò la città di Piacenza insieme al breve seguito ducale. Naturalmente non immaginatevi un grande corteo, poiché la duchessa viaggiava in incognito proprio perché la sua, diciamo, sicurezza fosse garantita. Ebbene, quando il corteo giunse a Piacenza, dobbiamo considerare che la città di Piacenza aveva subito scelto immediatamente l'annessione al Piemonte e aveva manifestato quindi atteggiamenti schiettamente antiborbonici, finanziando peraltro con le casse comunali la costituzione di guarnigioni volontarie che andarono poi a combattere contro gli austriaci. Non a caso è chiamata la primogenita d'Italia. Quindi è una città che naturalmente nel 48 si sente assai lontana dalla corte borbonica e non ama naturalmente quello che può essere il seguito di quella stessa corte. Assolutamente vuole scongiurare qualsiasi reinsediamento borbonico sul trono. Il timore quindi è che attraversare Piacenza con questi umori politici, avendo al seguito la stessa duchessa e conseguenza un volto comunque noto, conosciuto, che poteva facilmente essere notato da qualcuno e potesse costituire una riedizione ancora una volta della penosa fuga a Varenne, dove Luigi XVI fu casualmente, improvvisamente riconosciuto e quindi poi arrestato e fermato. Il timore che a Piacenza potesse cadere qualcosa del genere ai danni di Maria Teresa di Savoia era un timore quindi fondato e avrebbe portato a un grave incidente diplomatico, poiché lei non era soltanto la ex duchessa, ma era anche
cugina stessa di Carlo Alberto di Savoia, quindi di quello che probabilmente in quella prospettiva, in quel momento, sarebbe divenuto di lì a poco il re di tutta l'Italia. Non si poteva quindi certamente inimicarselo. In sostanza, bisognava naturalmente attraversare la città, scongiurando però qualsiasi tipo di tumulto popolare. Per evitare ogni tipo di problema, Carlo Luigi Paveri Fontana ebbe un'idea, cioè vestire l'uniforme militare sabauda. Dopotutto lui era già stato ufficiale dell'esercito piemontese, sebbene ormai fosse in congedo, quindi essere reintegrato nei ranghi, sia pure solo provvisoriamente, così i piacentini, vedendo un ufficiale sabaudo e il suo piccolo seguito, avrebbero immediatamente pensato a un convoglio legato naturalmente allo Stato Maggiore piemontese e non avrebbero posto obiezioni al suo passaggio in città. Ovviamente vestire nuovamente la giubba da ufficiale piemontese richiedeva il brevetto regio, quindi l'assenso di Carlo Alberto, che diede la propria approvazione per iscritto, quindi il documento ancora oggi conservato nell'archivio dei Paveri Fontana, a patto che la nomina fosse quindi provvisoria, e quindi un atteggiamento, se vogliamo, anche molto fiscale, sotto il profilo burocratico, non doveva essere un reintegro effettivo, ma solo provvisorio, ai fini della buona riuscita dell'operazione, cosa che poi effettivamente avvenne. Quindi il marchese Paveri Fontana, nelle vesti di ufficiale piemontese, poté attraversare Piacenza, con lui naturalmente al seguito anche Maria Teresa di Savoia non ebbe alcun fastidio. Il convoglio uscì poi dal territorio ducale e raggiunse il Piemonte, dove Maria Teresa rimase praticamente quasi per un anno, potendo quindi evitare qualsiasi tipo di rischio per sé, per la sua persona. Questa vicenda naturalmente ci porta a valutare anche la conclusione dell'esperienza quarantottina. Naturalmente ciò che all'epoca, nella primavera, tarda primavera, estate del 48, sembrava ormai scontato, cioè la vittoria piemontese, l'unificazione nazionale, in realtà, come tutti sappiamo, non avvenne. Nel 49 la guerra fu perduta e di conseguenza i Borbone furono reintegrati sul trono per l'ultimo decennio della loro esistenza, poiché tutti sappiamo nel 1859, quindi 10 anni dopo, l'effettiva unificazione si sarebbe poi compiuta. Carlo II, ormai compromesso dal suo atteggiamento sostanzialmente inconcludente, quindi prima alleato dell'Austria, poi diciamo maldestramente riavvicinatosi a Carlo Alberto, infine fuggito da Parma, naturalmente non è più un sovrano credibile, quindi abdica, e il 14 maggio del 49 suo figlio Carlo III, colui che fu appunto liberato dal marchese Paveri Fontana dopo che i patrioti lo avevano catturato e imprigionato a Milano, può finalmente a scendere al trono. E quella che noi vediamo nell'immagine è la piazza ducale sostanzialmente più o meno in quel periodo, e vedete come fosse molto diversa dall'aspetto che abbiamo oggi. Vedete sulla sinistra la facciata di quello che oggi è il Museo Glauco Lombardi, ma che all'epoca era la residenza ducale effettiva. Ricorderete, in una delle nostre visite abbiamo avuto modo di entrare proprio nel Museo Glauco Lombardi e di vedere quelle stanze riqualificate nel corso dell'Ottocento con il gusto tipico del periodo ad opera di Carlo III di Borbone. Come certamente ricorderete, Carlo III governa per un tempo molto breve. Nel 1854 viene infatti assassinato da Antonio Carra, attentatore mazziniano, e sua moglie Luisa Maria di Berry ottiene quindi la reggenza del ducato a tutela, diciamo, del figlio Roberto di Borbone, che tuttavia verrà poi spodestato, cacciato con l'unificazione nazionale quando era comunque ancora bambino. Sempre nell'immagine vediamo altri elementi di quello che è il complesso della piazza ducale nella metà dell'Ottocento. Si riconosce la cupola della Steccata, si riconosce il volume del Teatro Regio, quello che è attualmente il Palazzo della Provincia, ma in realtà all'epoca faceva sempre parte delle strutture, delle
della corte, vedete il grande corridore, cioè quella sorta di corridoio porticato che sorpassa, diciamo, il cavalcavia veniva chiamato, sorpassa la strada, unendo quindi il complesso delle residenze ducali del Palazzo della Pilotta con l'attuale Museo Glauco Lombardi. Naturalmente questo cavalcavia oggi non esiste più. Del governo borbonico nel suo ultimo decennio resta una testimonianza particolare, singolare, nel Borgo della Salute, che è quella strada in oltretorrente dove tutte le case uguali, allineate, hanno medesima altezza, medesimo schema ripetitivo, schiera, furono case popolari, potremmo dire, nacquero quindi come primo modello di case popolari a partire dal 1855, furono costruite per volontà della duchessa Luisa Maria di Berry, che voleva naturalmente risanare, e quindi da questo ovviamente il termine borgo della salute, nel senso un borgo pensato con criteri illuministici, ispirati quindi a igiene, areazione, illuminazione, quindi case moderne, secondo la concezione dell'epoca, per i ceti popolari. Un tentativo da parte della sovrana di diciamo, accattivarsi le simpatie del popolo. Luisa Maria di Berry cercò, almeno inizialmente, di favorire alcune aperture liberali, costituzionali, avendo visto quanto il 48 avesse messo in gioco e in discussione il potere della dinastia, ma ormai qualsiasi tentativo era di fatto fuori tempo massimo e quindi inutile a risolvere la questione. Il processo di unità nazionale si era messo in moto e sebbene arrestato con la sconfitta del 48-49, di fatto ormai il suo compimento era irreversibile e nel 1859, il 9 di giugno, la sovrana non poté fare altro che abbandonare nuovamente Parma, come il suocero aveva fatto 10 anni prima, 11 anni prima, di fronte all'avanzare delle truppe piemontesi, truppe che questa volta la guerra la vinsero e di conseguenza Parma non fu mai più restituita ai Borbone e naturalmente da quel momento iniziò la sua storia all'interno dello Stato nazionale. Giunti quindi alla conclusione di questa nostra rassegna breve, ma spero per voi interessante, siamo lieti di aver potuto creare nuovamente un'occasione di riunione, di condivisione, seppur solo virtuale, e tornare quindi nuovamente a parlare di storia, della nostra cultura, in occasioni che al momento sono affidate unicamente al web, ma che ci auguriamo il prima possibile possano tornare anche concrete e quindi dal vivo. Noi ringraziamo tutti voi per la vostra partecipazione, sia in passato che naturalmente anche adesso con queste nuove modalità. Il prima possibile saremo nuovamente presenti sugli schermi con un nuovo approfondimento legato questa volta al territorio piacentino, alla città di Piacenza, e con questo nostro modo di procedere, con questa nostra nuova diciamo, proposta culturale, speriamo di poter soddisfare le vostre richieste nell'attesa che tutto torni il prima possibile alla normalità. Memorie di Parma e Archistorica vi salutano e augurano a tutti voi un buon proseguimento.